Disegnare con la gomma. Si può? Questa è la domanda che mi sono fatta dopo le innumerevoli volte in cui ho provato a disegnare con la cancellina, con gli evidenziatori, con i pennarelli indelebili. Adesso si potrà disegnare con l'unico strumento fatto apposta per cancellare i disegni? La risposta mi viene da pensare che possa essere sì. Non perché io posso fare qualunque cosa, bensì perché la gomma è comunque uno strumento atto a schiarire. E quindi andando a togliere grafite gioca un ruolo fondamentale nella creazione dei riflessi, dei punti luce. Quindi non è così improbabile riuscire a fare qualcosa con questa gomma. La vera domanda è: potrò fare qualcosa solo con la gomma? È quello che ho provato a scoprire proprio l'altro giorno in live. Munita di questi bastoncini di grafite e un taglierino, quindi, l'obiettivo era quello di spargere sufficiente polvere di grafite sul foglio per andare a creare una tinta omogenea. È la prima volta che uso la grafite in questo modo e posso dirvi che detesto questo dal profondo del mio cuore. Dopo aver creato appunto questa patina di grafite omogenea sopra il foglio, ho iniziato a togliere grafite andando proprio con la gomma a schiarire. Il problema che si è presentato da un certo punto in poi è che, partendo già da un mezzo tono, sarebbe stato molto difficile andare a creare del contrasto veramente forte, veramente d'impatto. Quindi, siccome non volevo tradire il mio proposito di cercare di disegnare solo con la gomma, la cosa più istintiva che mi è venuta in mente di fare è stata quella di usare un dito per spargere dell'altra grafite sul foglio, che ha funzionato un po'. Secondo me è stato un risultato discreto. Il problema è che la grafite in questo modo è soltanto appoggiata sopra la superficie, ma veramente basta un attimo per portarla via, basta trascinare magari il dorso della mano. Diciamo che stavo creando più un bassorilievo forse che un disegno con la gomma, però allo stesso tempo, essendo la primissima volta che mi sono approcciata a questo uso della gomma, è stato piuttosto insolito. Un grande aiuto me l'ha dato questo strumentino simpaticissimo, che è una sorta di gomma penna, che ti permette appunto di fare delle cancellature molto più precise. Grazie a questo sono riuscita a fare alcuni dettagli che secondo me nel complessivo hanno contribuito a rendere l'effetto molto più d'impatto, perché ovviamente finché è tutto sfumato, tutto indefinito, l'occhio magari non cade in nessun punto particolare, però quando poi vai a fare alcuni tratti sottili, beh, questi spiccano. Ed è stato proprio questo il caso non solo con alcuni riflessi sui capelli della ragazza, ma anche sulla collana ad esempio. Purtroppo insistere nei punti che avevo già realizzato è stato forse uno dei lati negativi di questo primo tentativo, perché la mano, che inizialmente secondo me rendeva molto, poi è andata completamente a perdere tutta la sua bellezza, è diventata una sorta di apparino strano. Però come primissimo tentativo devo dire che sono piuttosto soddisfatta. E questo è il primo risultato, che effettivamente è molto fumoso, ha alcuni lati negativi molto evidenti, anche se per certi versi potrebbe essere anche il suo fascino. Se non fosse che non è stato proprio intenzionale, è stata un po' più una direzione che ho preso da un certo punto in poi perché faceva fico, ma in origine non doveva essere così. Però il disegno nel complessivo, per essere il primo tentativo, mi piace, soprattutto considerando che è stato frutto soltanto di una gomma e la mia mano, quindi non posso lamentarmi. Il lato negativo, come dicevo, è proprio il fatto che questa grafite è estremamente effimera, basta veramente sfiorarla con un dito per portarsela via tutta, lasciare delle impronte gigantesche, quindi devo trattare questo foglio con molta cura. Comunque, visto che al live mancava ancora più di una mezz'oretta, mi sono detta: senti, faccio tesoro di quello che ho imparato e cercherò di essere più veloce stavolta e di ottenere un risultato in minor tempo. Mettere e togliere lo scotch e insieme ad esso anche lo stendere tutta la grafite sulla superficie è stato veramente liberatorio, perché sapete, la grafite è anche un lubrificante. Se non vi è mai capitato di averla sulle mani, vi renderete conto che scivolano come delle pazze, ed effettivamente è divertente, no? Spargerla così sul foglio. E stavolta, grazie al fatto che avevo trovato all'interno dell'ufficio di Riccardo due bei barattoloni, uno con la grafite e l'altro con il carbone, mi sono detta: qui ci sbizzarriamo. Devo ammettere che la fretta in questo secondo caso non è stata proprio la mia migliore amica. A volte c'è davvero bisogno di prendersi del tempo per ottenere dei risultati di cui si è soddisfatti. Ed essendo che io me ne ero preso tanto per il primo risultato, che comunque mi è piaciuto molto, in questo secondo sono andata un po' più di fretta. Inoltre la reference che avevo preso aveva dei contrasti molto più netti e quindi era più complesso giocare con luci e ombre in modo efficace. Quindi non è stato neanche troppo divertente, se devo dire, lavorare a questa immagine. E il risultato finale, eccolo qua. Tra l'altro sto girando questa parte di video in un secondo momento rispetto al video originale e vedrete che è successo un piccolo incidente a questo signore. Gli ho spiaccicato dei pollici in faccia ripetutamente. Non mi ero accorta, lo stavo portando in giro così. Ho sollevato il dito e ho detto: oh, oh no.
Vedete, lo tocchi un pelo e si prosciuga. Inoltre, se vogliamo paragonare questo disegno al precedente, l'altro lato negativo è che mentre prima c'era davvero molte più gradazioni, qui sono voluto andare con molto scuro, molto chiaro. Di conseguenza, questa parte qua è proprio grafite superficiale che sta lì attaccata con lo sputo, non si sa come. E qua, boh, segni di gomma. Volevo provare una cosa un po' più aggressiva, un po' più... Però secondo me non ha funzionato tanto. Ora purtroppo la giornata è finita, quindi il primo giorno di tentativi è andato. Ma non appena si è presentata l'occasione di fare un'altra live a riguardo, c'era ancora una cosa che avrei voluto provare. Innanzitutto questo, polvere di carbone. Questo potrebbe aiutarmi a ottenere dei risultati più interessanti. E comunque un colore di partenza già più scuro di per sé. E la seconda alleata è questa, la gomma elettrica. Questa che purtroppo già avevo prima di registrare questo video, ma che non ero riuscita a trovare in tempo perché quindi le cose si perdono, è veramente fondamentale. Premendo questo tastino, vedete che la gomma inizia a roteare su se stessa, creando un attrito sul foglio che permette di cancellare con molta più energia, con molta più efficacia, in dei punti estremamente precisi. Questa gomma ha due tipi di cartucce, uno più grande e l'altro più sottile, e anche questo aiuta molto nel cercare di raggiungere dei risultati molto precisi e fare linee molto sottili. A questo punto, polvere di carbone, gomma elettrica. Ah no, aspetta, c'è stata anche un'altra cosa. Ho iniziato a lavorare questo video con questa gomma pane qua, che è un po' rigidina, forse anche dovuta al fatto che è un po' vecchia. È stata utile, ma avevo nello studio anche un'altra gomma pane mai utilizzata, ovvero questa della Faber-Castell, molto diversa perché tenuta all'interno di una scatoletta così di plastica. Guardate come si plasma bene, tutta un'altra roba. E quindi dicevo, munita di questi tre nuovi alleati, sta giornata doveva essere proficua. Cacchio, mi sono completamente lerciata i pantaloni, meno male che erano neri. Stavolta nello stendere il carboncino ho cercato di rimuoverne il più possibile per evitare che eventuali ditate e contatti col foglio potessero lasciare delle impronte molto troppo visibili. Poi, come nel primo caso, mi sono munita di gomma e ho iniziato a cancellare nei punti in cui anche la mia reference raggiungeva delle tonalità più chiare. Avendo implementato tante cose nuove, non sapevo bene che processo seguire, quindi ammetto che ho fatto tutto un po' a caso in questo terzo disegno. Non ho seguito proprio una coerenza, tipo vado a schiarire, poi vado a scurire. No, è stato tutto veramente molto molto improvvisato. Però di una cosa mi ero convinta nel frattempo, ovvero ha davvero così senso, pur di non usare nessun altro strumento, mettersi lì col dito a tamponare il foglio per aggiungere un po' di colore? Oppure possiamo metterci l'anima in pace, prendere sto blocco di carboncino qua e semplicemente utilizzarlo come Dio comanda? E comunque il dito mi è stato lo stesso utile, perché una volta sparso il carboncino sul foglio ho comunque deciso di tamponarlo per renderlo omogeneo e ben distribuito. E devo dire che stavolta la gomma elettrica veramente mi ha permesso di fare dei dettagli pazzeschi. Ad esempio sugli occhiali, io sono certa che questi occhiali non sarebbero venuti così bene se io non avessi potuto riprodurre questi sottilissimi riflessi che stavano sulla montatura, sul ponte, sulle astine. Ma anche banalmente riuscire a mettere un paio di riflessi in più sul naso e sulle labbra convoglia l'attenzione e lo sguardo su quei punti e crea proprio un effetto diverso. Infatti devo dire che questo terzo lavoro mi è piaciuto. Abbiamo capito qual è stato però il lato positivo. Se lo paragoniamo al primo, guardate qua. Hanno entrambi il loro fascino, eh? Però guardate la grafite quanto riflette. Riflette un sacco di luce e quindi anche il tono più scuro è comunque un banale grigino. È un grigino. Di quelli piccoli. No, e poi devo dire, il carboncino io non l'ho mai adorato, però ha veramente un fascino che è quello dell'essere proprio opaco. Tu lo guardi ed è opaco. Secondo me non è male sto lavoro. C'è qualcosa che potrei migliorare, ad esempio l'orecchio è un po' sfumato. Se guardo il resto, appunto, visto che anche i capelli sono così nitidi, probabilmente avrei potuto spendere un po' più di tempo per farlo meglio. Però visto che gli altri mi stavano mettendo fretta, ho detto vabbè, poi non è così importante l'orecchio rispetto ai tratti del volto. Ad esempio magari soffermarsi un po' di più sul fare questa svirgolatina qui nel sopracciglio era più importante, no? Perché il sopracciglio è proprio qua dove l'attenzione ricade. Quindi nel complessivo molto contenta. Credo, ma non sono sicura, forse ci ho messo anche meno tempo rispetto al primo e quindi concluso questo ne avevo anche altro abbastanza da poter fare un ultimo tentativo. Fantastico! In questo ultimo tentativo ho scelto un soggetto maschile in un ritratto molto scuro, però a differenza dell'altro mi sono concentrata molto sul cercare di rendere il volto in modo più tridimensionale possibile.
Per il tipo di ritratto c'era da prestare particolare attenzione al naso e alla bocca. Anche molta attenzione richiedeva appunto creare le guance scavate, rendere il mento più espressivo, fare magari i capelli scompigliati sulla fronte perché gli occhi erano coperti nella reference da una benda bianca. Quindi stavolta sono andata a scurire moltissimo lo sfondo, l'ho completamente ricoperto perché doveva spiccare solo il soggetto completamente immerso in un limbo nero. Devo dire che questo, insieme al precedente, mi sono piaciuti proprio tanto, sia da eseguire che comunque a livello di risultato mi reputo abbastanza soddisfatta. È ovvio, il margine di miglioramento c'è sempre, ho lavorato anche su delle dimensioni un po' piccole, quindi la gomma elettrica è stata veramente importante perché alcuni dettagli non avrei mai potuti fare. Però guardate, questo è il risultato. Guardate che carini, ad esempio, questi filetti che escono dalla benda, no? La rendono molto più realistica e concreta. Però non solo, mi piace molto come è venuto fuori il naso e anche il mento, sono entrambi molto tridimensionali, ecco. Hanno un che secondo me rende bene. Quindi questi ultimi due risultati qua sono carini. Ci stanno. Nel complessivo, quindi, vi mostro l'escalation. Eccola qua. Premesso che comunque gli ultimi due mi piacciono e hanno proprio una resa diversa, il primo ha tutto un fascino suo. Sia per il fatto che alcune parti sono un po' sfocate, rovinate, fanno quell'effetto foto da film horror che ci sta. Il secondo, forse io stenderei un velo pietoso, è stato, vabbè, così. Poco tempo, poco impegno. Però sapete che mi sono proprio divertita. Nel senso, io sono una che rifugge un po', no? Ogni tanto dice, no, perché fare questa cosa? È molto pasticciosa, ma in realtà mi sono divertita un sacco a sporcarmi le mani in questo video. È stato proprio soddisfacente e vi dirò, alla fine le cose che ho fatto io non sono state particolarmente complesse, quindi se fosse una tecnica che avete visto e vi è piaciuta e volete provare a riprodurre, in descrizione trovate tutto il link di tutte le strumentazioni che ho utilizzato per questo video. E poi se ottenete dei risultati che vi piacciono, fatemeli vedere, magari, che ne so, su Instagram. Che dire, sono dispiaciuta che sia finito qui questo esperimento, perché era così carino che si sarebbe persino potuto portare avanti ulteriormente, però poi dopo ci sarebbe stato il peso dell'esperienza, no? Perché fin tanto che non l'hai mai fatto e ci provi per la prima volta, le aspettative sono quello che sono, dopo un po' dici, oh, un risultato quello devi tirare fuori, se no che è sta perdita di tempo. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi lavori, qual è quello che vi è piaciuto di più, per quale motivo. A sto punto sono curiosa, vorrei sentire più campane, e se volete suggerirmi altri strumenti strani o particolari con cui disegnare, sarò molto lieta di mettermi alla prova anche con quelli. Io vi ringrazio, vi mando un saluto, un abbraccio e un buon affettoso.